Buonasera ragazzi, sono Ania Bruscelli e oggi siamo su un nuovo, su una nuova serie, siamo su The Sims 4. Allora, ho deciso di fare altro rispetto a Tomb Raider. Diciamo che è un piccolo... Sì, dai, è altro rispetto a Tomb Raider. Non è che voglio fare solamente Tomb Raider e queste cose. Ho deciso di fare un esperimento con The Sims 4 perché per adesso altri giochi non ne ho. E vorrei anche provare a collegare la mia PlayStation 4, la mia PlayStation 3, scusate, al PC, però non so se è possibile. Quindi ho deciso, vabbè dai, facciamo un esperimento e vediamo come va questa parte di The Sims 4. Allora, io premetto che non voglio andare subito in Crea un Sim perché non guardate là. Perché premetto che so già come funziona Crea un Sim, sapete già come funziona Crea un Sim. Quindi ho deciso di andare direttamente a giocare nella famiglia. Allora, per il momento ne ho create solamente due e ho deciso di fare delle tra virgolette storie. E ho deciso di fare la storia sulle sorelle Mackenzie, che sono qua, che sono le sorelle Juniper, Jade e Lillian. Lillian è quella rossa, Jade è quella nera e Juniper è quella castana. Bene, che altro dire? Are you ready? Let's go! Ovviamente è un esperimento e quindi ho deciso di farlo sotto forma di storia rispetto agli altri gameplay di The Sims 4. Non voglio concentrarmi sui loro obiettivi e desideri, ma voglio creare una storia. A momenti quando si carica qua... Deve aver caricato, credo. In effetti sì. Molto bene, questa qui è Juniper. Nella mia testa è la maggiore delle tre sorelle. Guardatela se riesco a zoomare un po'. Eccola qua, questa qui è Juniper. Ed è molto ma molto carina, anche con questi occhiali è molto diversa. Questa qui è Jade, la ribelle, quella di mezzo. Ed è... oh, scusate. La ribelle è quella di mezzo. È molto sensuale. Jade, lascia il computer di Juniper, per favore. Vattene via da lì. E questa qui, questa qua, è Lillian. Oh, l'abbiamo incontrata in un momento molto delicato. Scusaci, Lillian. Questa qui è Lillian. Ed è carinissima. Molto, ma molto carina. È la mia preferita delle tre sorelle Mackenzie. Guardate che carina che è. Oh, l'amo, non ci posso fare niente. Bene. Ok, diventa furente. Allora, nella mia testa, Jade e Lillian non si vedono di buon occhio, mentre con Juniper sono molto... sono non molto legate, ma abbastanza legate. Molto bene, Lillian. Direi che... te l'ho comprato lo strumento. Io direi di esercitarti un pochettino con il pianoforte. Tu che vuoi fare? No, tu non fai niente. Direi che tu puoi incominciare a... puoi esercitarti a scrivere. Sì, perché Juniper è un topo di biblioteca e desidera essere una scrittrice di successo. Autrice di bestseller, sì. Io direi di... far aumentare un pochettino la sua abilità. Mentre tu... Jade, tu puoi guardarti un pochettino allo specchio. Datti la carica, forza. Lillian, sei terribile. Oh, guardatela che carina. Che carina che è. Sì, perché Lillian è amante della musica. Vuole diventare genio musicale. Esercita a suonare musica per 6 ore. Ascolta musica per 4 ore. Deve raggiungere il livello 2 di carisma per avere una promozione. Vabbè, ma per adesso non ci interessa. Jade.
Tu invece? Allora, essendo la ribelle di famiglia, voglio che sia anche un pochettino la... colei che... Vabbè, dai, avete capito. Ah, brava Juniper, hai aggiunto il livello 2. Finisce di leggere un libro. Sei proprio un topo di biblioteca, Juniper. Proprio un topo di biblioteca. Certo. Anzi, visto che ci sono, vi leggo in qualche minuto i loro tratti. Tranquilli, stavolta ho attivato il cronometro. In effetti, scusatemi. In effetti, adesso registro da 5 minuti. Vi leggo un attimo le loro... Aspetta, dov'è simologia? Juniper. Allora. Allora, Juniper è buona, ama l'aria aperta, topo di biblioteca e riflessiva. Poi, Jade è materialista, perfezionista, solitaria e ignobile. Lillian, invece, ordinata, estroversa, amante della musica e riflessiva, per avere scelto l'aspirazione alla creatività. Ok, possiamo tornare. Jade, vediamo che cosa puoi fare tu. Io direi di andare a fare jogging. Vai. Anche perché io me la immagino la... Io Jade me la immagino la più sexy delle due. E anche la più, tra virgolette, puttanella. Scusatemi il termine, ma ci vuole. E chi abita qui? Qui non ha... Qui non ci abita nessuno. Brava, fai jogging che almeno se incontri qualche bel ragazzo te... E questa bella bionda? Non saprei, qualche volta... Avevo anche pensato di farla bisessuale a Jade, ma... Boh, non lo so. Visto che non è... Me la immagino una tipa che non ama le relazioni serie. Ok, Juniper, io direi basta esercitarti a scrivere e direi di provare a... facciamo... Una nota di esonero per... Jade, visto che sta sempre al tuo computer. Oh, tu hai fame. Ah, hai fame, vabbè, lascia stare la nota di esonero e prepara qualcosa da mangiare. Servi dell'insalata giardiniera. Jade, tu dove sei? In effetti guardate come cammina, come è dura. Jade, non andare ad ascoltare musica, piuttosto pulisci il bagno. Fai la pipì. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok. Lillian, basta così per ora. Lillian, basta così per ora. Come faccio a raggiungere il livello 2 di carisma? Non ne ho idea. Vabbè, poi ci penso più avanti. Jade, non usare il computer di Juniper. Piuttosto ammirati, visto che sei fiduciosa. Anzi, no. Anzi, no, vai in camera tua e ammirati in camera tua, non in camera di Juniper. Lillian, dove sei tu? Lillian, tu puoi andare a fare compagnia a tua sorella, se vuoi. Vai qui, forza. Ah, guardatela. Oh, cavola. Ti senti sexy, eh? Anzi, facciamo una cosa. Facciamo prova a vari abiti che le dà il tratto filtrante. Vediamo. Vediamo cosa fa adesso. Sì, stai bene. Sempre gli stessi abiti, ti provi? Ah, mamma mia. Vanitosa al 100%. Proprio una vanitosa che non c'è niente di che. Ah, Jade. Vediamo adesso che cosa ti provi. Sempre gli stessi abiti si prova.
Non male. Ok. Lilian, prenditi una porzione, anche tu, Juniper. Oh, lo state già facendo. Oh, scusate. Ok, prendete la posizione con Karma. Forza, forza, forza. Karma! Pator, Dobby! Ah, Rishi Pando! Ah, state avendo un... Guardatela! Allora, Jade, io direi di metterti il tuo abito migliore. Mettiti... Mettiti gli abiti da festa e andiamo in giro, tesorino. E vai in giro da qualche parte. Che sei anche molto sexy. Ok, no, vai a fare jogging, no. Come si fa tipo in modalità... Nonostante ce l'ho da un... Nonostante ce l'ho un po'. Che cosa vuoi fare? Baciare qualcuno? Wow! Oh mio Dio, Jade. Jade, 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 Jade. Perché sei tu, Jade? Vediamo che cosa si può fare. Viaggia. Ecco. Ecco, me lo sono appena ricordato. Registro da 11 minuti. Ah, vero, devi andare al lavoro, scusate. Vero. Come si fa? Annulla, lascia stare. Lascia stare, va al lavoro. Va al lavoro piuttosto. Che bel passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forza, muovi quei bei fianchi. Muovi quei bei fianchi, tesoro. Ti seguo perché l'amo. Ok, Jade. E chi è questo? Mi sembra Alessandro Berghini. Sì, Alessandro Berghini. Due... La resistenza è vuota. Allora, Jade, filtra con i colleghi, forza. Juniper, tu da topo di biblioteca analizzi un libro. Però quello che voglio fare è perché questo imprigionamento per il tratto alla malaria aperta. Juniper, vai a fare jogging, dai. Tu invece, Lilian, puoi intanto riporre queste cose. E lavoriamo sul tuo carisma. Ok, dove sta? Dove sta? Uno specchio, uno specchio, uno specchio. Questa è la camera di Lilian. vai in bagno e esercitati sul... Dov'è? Esercitati nei discorsi. Forza, vai a provare il carisma. Vai, 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 vai. Non so se... Se fanno come in... non so se è come in negli altri The Sims che con lo specchio... Boh, non ne ho idea. Intanto Juniper è felice perché è fuori. Anche Juniper è molto carina. Nonostante agli occhiali e queste cose. Io la trovo molto molto bella. Più bella... Di Jade, che la trovo molto... Che invece è troppo... Troia. Vabbè, dai, anche Jade è bella. Anche Lilian. Lilian è molto carina. Lilian, te l'ho pro... Lilian, te l'ho comprato lo strumento. Boh. Intanto vai qui e vediamo se incontri qualcuno. Che a quanto pare... Ma come si migliora il carisma? Allora, carriera raggiunta... Per sviluppare la mentalità di carisma socialista con altri sim, uso lo specchio per esercitarti. Leggi un libro sul carisma. Ah, ok, molto bene, come negli altri dei Sims. Ok. Pannello aspirazione, lo so. Sì, li conosco, li conosco. Vediamo, visita la residenza. Non so che cosa ho fatto. Da quanto registro? 14 minuti. Direi che faccio qualche altro minuto e chiudo. Così è una parte di prova, perché voglio vedere se vi piace o meno questa cosa che faccia storie su The Sims 4, perché non voglio... come dire? Non mi viene. Non mi viene il termine. Non voglio farlo troppo specifico. Ah, ok, puoi incontrare qualcuno. Bussa alla porta, vediamo chi c'è. Ti faccio fare un po' di amicizia. Juniper,
Tu sei a casa. Prenditi cura di te. Fai. Sviluppa l'abilità. Scrittura. Scrivi un po'. Jade è al lavoro. Ok. C'è nessuno? C'è nessuno? Ciao, bella biondona. Summer. Non usare il computer degli altri. Piuttosto. Presentazione amichevole. Questa che cos'è? Chiacchiera con qualcuno. Soso. Non male la casa. Davvero. Questa deve essere la camera di Summer. Summer e Lillian non si conoscono ancora, ma va? Potrebbero essere amiche, mi sembra. Ah, dag dag. È felice. Swivip. Ok, facciamo rallegra. Nubi Gerasa. Facciamo Beffete rallegra, falca. Cumi albu poi. sharps potion. Facciamo. Quanky. Oh, vadish. Complimento sincero. Oh, Grazie. Spoma. Ehi. Lillian è un sim estroverso. Hey, Questi sim crush. devono socializzare più spesso, ma This Miko's nel currency. farlo Fun diventano chill più bratza. forti a livello Bomb. emotivo. Bello! Gilurba kitsuni. Zimze quo haven. Beno Stanno parlando girabao. di iPhones. Grihe vilpa. Finkapa Allora, racconta una scansis. barzelletta sui mimi. Minchi, Tu intanto che fai? Sei bnata. su Facebook? Fammi vedere? Sì, mi sembra che è su Facebook. Avanti, Lily. Fumu. Quazaru. Jongi. Jarb. Oh, che carina. Poi che cosa? Facciamo. Branca. Discuti del miglior Hispa. violinista. Cres Larkim. Poi, Wixona buffo. Zarspa. Imita una Hemfish. celebrità. Fabrice. Chimere Jabin Slawfish. Floopy. Jabin. Oh, and Fora. Ah, si stanno trovando bene, brave. Bravissime, carine. Molto bene, io. Veruda. Chi stai imitando? Un mimo? Kinnikuu. Froom. Ok, Befete io. falca. Cumi albu sharps Complimentati potion. per la casa. E Segluna vuol. poi. Pifangia Malizia. yitka. Bratinus minchi. Inganna dando la Farlin scossa alla mano. gore. Troppo Hifu divertente. kemba. Oh. Intanto chi è che Vadish. cucina? Sto biondino? Che come si chiami? Travis. Le è piaciuto! Barzo. Acquisita l'abilità di Naviz. Primo tube. Tribna. Arm. Ok, fai. Wahusha. Energica ti senti? Mai vista? Mai vista la TV? Ah, dai un colpo d'anca. Dai un colpo d'anca. D'anca. Forza, dai il colpo d'anca. Forza, Juniper. Lillian, perdono. Ok, Lillian, mi sa che adesso puoi tornare tranquillamente a casa. È stato un piacere, Summer. Ciao, ciao. È stato un piacere, Summer. Ok. Mi sa che appena tornate a casa. Anzi, passo al controllo a Juniper. Passo al controllo di Juniper McKenzie. Allora, io sinceramente questa serie la vorrei fare, però ditemi voi se siete interessati, se volete che io continuo a farla concentrandoci su queste sorelle e magari ne farò altre storie. Non lo so, ma ditemi voi, perché io vorrei farlo veramente. Ah, Zona. Ok, io direi di fermarci qua. Grazie per avermi seguito. E se vi è piaciuto mettete un bel like e vi ricordo di mettere il mi piace sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati su Tomb Raider Angel of Darkness e occasionalmente su The Sims 4, sulla storia di queste tre sorelle. Di queste sorelle, Juniper, Lillian e Jade, che adesso non c'è perché è al lavoro. Tu intanto che cosa stai facendo? Stai flirtando con i colleghi? Allora tu fai. Dai, lavora normale. Bene, io ho detto questo, io vi saluto e chi la se l'hai?